Rose. Ok ragazzi, oggi ha appena suonato Bartolini. Dopo una lunga ricerca su internet ho deciso di prendere una barchetta da pesca. La barchetta da pesca è particolare perché i costi li sapete anche voi. Se prendete un modello professionale con eco scandaglio, videocamera, si aggirano su 1000-1500 euro. Io ne ho trovata una, ma a un prezzo molto inferiore, e ha due o tre particolarità interessanti. Uno, il telecomando si può usare con una mano sola, perciò l'altra è libera per usare la canna. E leggera. Poi in seguito vi dirò tutte le caratteristiche tecniche e poi in seguito ancora faremo il test sul campo. Adesso apro direttamente la scatola. La metto direttamente qua, così la vedete anche voi. Bella visibile. Le caratteristiche tecniche al volo è che è una barca che si muove a 1 metro al secondo, perciò per quello che riguarda la pesca va più che bene, può arrivare a 200 metri, eccola qua, eliminiamo questo, via! Le Radio Control Bite Boat. Come dimensioni non sono eccessive, ed è quello che cercavo io. Come ho detto, alla fine poi farò una recensione più dettagliata, però vaschetta classica dove si mette, si sgancia con radiocomando. La cosa particolarità è che c'ha delle calamite un po' particolari e praticamente attacchi la canna, attacchi l'esca, gira la canna e vai a cercare il tuo peso, soprattutto i predatori. Questo ne farò uso sicuramente a far spinning nel lago Big Fish, dove faccio palestra, tra virgolette. Una cosa estremamente interessante che potete guardare qua, a parte le pile compatibili con quelle che ci sono in commercio, gli agganci, i comandi, ok, no, ma non era questo che mi cercavo io, era esattamente questo che mi ha fatto decidere di comprarlo. Estremamente compatibile con tutti gli ecoscandali che ci sono in circolazione, sia quello a palla che si trova tranquillamente su internet, feeder, che ho già visto altre recensioni in altri youtuber. Estremamente interessante la telecamera ed è predisposto con gli agganci per tutti questi accessori, che nei barchini sotto ai 400 euro non li danno. Ovviamente modi in Cina, Joyce Y Hobby, comunque è una marca che fa un sacco di modellini. E un'altra cosa basilare che ho guardato sono i pezzi di ricambio. Nel web si trova questo oggetto dai 250 ai 300. Non vedo l'ora di testarlo per vedere le sue caratteristiche fisiche. Ha luci a LED ad alta definizione e alta luminosità, così anche di notte non avete problemi. È estremamente compatto, non viene influenzato dal vento. Perciò adesso, ragazzi miei, Batting 500, la nuova frontiera delle barchette. Lasciate un like, mettete mi piace e poi vi darò la recensione in seguito. Full timer pesca.